Non vedevo l'ora di questo momento di importante condivisione, di poter suonare appunto nella mia città, dopo tutto quello che è successo in questi anni, quello che tutti noi abbiamo vissuto. Insomma, spero davvero sia un momento di incontro con quella che io considero la mia gente, no? Con un'anima di cui faccio parte anch'io. Da Taranto parte anche il tuo tour estivo. Sì, ci tenevo a partire proprio da qui, perché da qui tutto è partito tanti anni fa e insomma mi sembrava un buon inizio. Cesare Veronico, un'edizione di Medimex che ritorna alle tre giornate di concerti, insomma, e tre concerti di grande rilievo. È la grande novità del passato, insomma, rispetto al passato recente. Finalmente ci siamo messi la pandemia alle spalle e quindi torniamo al festival, torniamo alle tre giorni, non abbiamo problemi di limitazioni, abbiamo una line-up e vi garantisco che i concerti, al netto se si conoscano o quanto si conoscono le band, io mi aspetto che ci sia questo rapporto fiduciario dimostrato da Taranto e la Puglia e dal resto del paese nei confronti del Medimex, si manifesta attraverso il fatto che, benché non si conoscano benissimo i gruppi, la città, la Puglia, decida di partecipare. Stiamo vendendo biglietti in tutto il resto del paese, abbiamo venduto biglietti in Irlanda, Svizzera, Germania, Belgio, per cui io spero che i pugliesi tarantini, piuttosto che farsi una pizza la sera, vengano al main stage e partecipino ai racconti al fusco, agli showcase dei gruppi pugliesi allo Spazio Porto, alle iniziative della due giorni all'università, durante la quale noi diamo informazioni sullo stato dell'arte della musica in Italia. Taranto, insomma, diciamo, è centro, epicentro della musica italiana, ma non solo in Italia in questi giorni, lo è anche a livello europeo, perché non esiste una manifestazione dello stesso tipo in contemporanea a quella che avviene a Taranto.